Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria e la Galilea. Entrando in un villaggio gli vennero incontro 10 lebbrosi che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: «Gesù, Maestro, abbi pietà di noi!» Appena li vide, Gesù disse loro: «Andate a presentarvi dai sacerdoti». E mentre essi andavano, furono purificati. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro, lodando Dio a gran voce, e si prostrò davanti a Gesù ai suoi piedi per ringraziarlo. Era un samaritano. Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati 10? E gli altri 9 dove sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere grazie a Dio all'infuori di questo straniero?» E gli disse: «Alzati e va, la tua fede ti ha salvato». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Quando qualcuno è sgarbato con te o ti tratta male, non prenderla sul personale. Non sta dicendo nulla su di te, ma molto su di lui. Così insegnava il saggio e ironico Totò. La lebbra, che è stato il filo rosso delle letture che abbiamo ascoltato, provoca questo parlar male di noi stessi e degli altri. La lebbra, al tempo di Gesù, era una malattia che provocava la svalutazione di se stessi, la distanza dagli altri, lo spegnimento del presente, l'uccisione del futuro e il rimpianto del passato. 6 effetti devastanti che corrodono tutto piano piano. Noi non abbiamo più la lebbra, ma soffriamo gli stessi sintomi: la svalutazione di noi stessi, la distanza dagli altri, lo spegnimento del presente, l'uccisione del futuro, il rimpianto del passato, la chiusura della realtà. Il Vangelo oggi allora trova 6 antidoti a questa lebbra nelle lettere della parola grazie. Non è tanto questione di buone maniere, ma è questione di buona spiritualità. E a quello che logora noi stessi e gli altri, allora il primo antidoto è la G di gioisci. Gioisci al valore di te stesso. Proviamo a chiederci: quante volte ci diamo l'opportunità e il tempo e il modo di ringraziare noi stessi per quello che facciamo? Quante volte ci diamo il modo e il tempo per apprezzarci orgogliosi del nostro impegno? G come gioisci del valore di te stesso. Poi c'è la R di renditi conto. Renditi conto della preziosità degli altri. È il verbo riconoscere. La riconoscenza non è solo dire grazie, ma viene dalla capacità di riconoscere, cioè imparare a ammettere. E imparare a ammettere significa avere il coraggio di dire magari ogni tanto a qualcuno: grazie non solo per ciò che hai fatto per me, ma per avermi fatto sentire che per te valeva la pena farlo per me, che è molto di più. Non è solo il fare qualcosa, ma il farlo proprio per te. Ed è bello sentire che qualcuno faccia qualcosa per te e ti dica che ne valesse la pena per lui farlo apposta per me. Poi c'è la A. La A di accogli la ricchezza della realtà.
troppe volte siamo lebbrosi, cioè siamo insoddisfatti di noi stessi, siamo annebbiati dallo scoraggiamento, siamo oscurati dalle crisi e così non vediamo più il bene, non solo non lo vediamo, ma lo calpestiamo perché non ce ne rendiamo conto. E allora diventa importante la Z. Z di zittisci il negativo. Perché nel momento in cui dici grazie, scopri che dire grazie è un antidoto al lamento, alle pretese, ai rimpianti. Dire grazie è un antidoto a ruminare possessivo e ossessivo sulle cose che non vanno, è un antidoto a ruminare geloso e invidioso, perché dire grazie significa rendersi conto che un grammo di fatti vale più di quintali di parole. E allora smetti di lamentarti perché vedi quel grammo e ti rendi conto di quanto è positivo e con questo zittisci il negativo. C'è poi la I di impara a segnare il positivo. Già, dovremmo imparare a tenere il diario della gratitudine, cioè un posto in cui ogni sera scriviamo, segniamo le cose significative che abbiamo vissuto in una giornata. È difficilissimo da andare a trovare tante volte, ma di sicuro qualcosa di positivo c'è e va cercato con ostinato ottimismo. È più di un diario della memoria, oggi ho fatto questo. È più anche di un esame di coscienza, perché ci viene spontaneo guardare quello che non funziona o che abbiamo fatto di sbagliato. È l'evolvere dai gesti sbagliati ai sorrisi per le grazie che abbiamo fatto e che abbiamo ricevuto. E allora può diventare anche un gioco con i bambini, un gioco che a me piace chiamarlo il graziottolo, cioè un barattolo in cui magari in casa coi bambini ogni tanto ciascuno può mettere un biglietto nel quale inserire il suo grazie evidenziando qualcosa di bello che si è vissuto o che qualcuno ha fatto. Ogni tanto insieme si svuota il barattolo e si leggono questi biglietti che sono stati messi nei giorni precedenti. È un gioco simpatico da fare con i ragazzi, ma vi assicuro che è un gioco interessante fatto anche nelle aziende o negli uffici. Ho provato a farlo in alcuni luoghi di lavoro e ha aiutato nel migliorare il clima di rapporto che c'era in determinati ambienti anche di lavoro. G come gioisci del valore di te stesso, R come renditi conto della preziosità degli altri, A come accogli la ricchezza della realtà, Z come zittisci il negativo, I come impara a segnare il positivo, manca la E di grazie. E cosa è la E? La E come e quindi? Dopo tutto quello che abbiamo detto, e quindi? È quello che succede nel Vangelo di oggi. 9 sono guariti, 1 è salvato. C'è questa lieve differenza. Lo vediamo nella realtà. C'è chi pensa solo a se stesso. A posto lui, a posto tutti. Tutto è dovuto e il dono è soltanto una risposta al suo bisogno. Gli altri sono importanti quando servono. Una volta guarito, dici grazie per cortesia e poi ti fai i fatti tuoi. Ce n'è uno invece nel Vangelo che torna a rendere grazie. Il rendere grazie diventa un'occasione per tornare indietro, cioè per ripercorrere quello che ti è successo e coscientizzarlo. Se torni indietro a ripercorrere quello che è successo, ti rendi conto che devi rendere il dono incisivo, che devi rendere il dono vivo, mettendoti in questione, cioè ti rendi conto che puoi rendere il grazie una responsabilità, anzi, rendere il grazie un investimento su te stesso. Rendere grazie, e non solo dire grazie. Rendere grazie in greco
ha una parola apposta, che è Eucarestia, esattamente quella parola che noi usiamo per dire la presenza di Dio nella Messa. È il rendere grazie. Perché c'è un dettaglio importante in questo Vangelo. Non è Gesù a fare il miracolo. Gesù non fa niente. Dice solo andate dai sacerdoti. Cioè proprio mentre spinge queste persone ad un cammino di interiorità, a un cammino di spiritualità, a un cammino di valorialità, succede il contrario delle chiusure lebrose di svalutazione. Mentre andavano furono purificati, e nel momento in cui sono purificati e tornano indietro possono rendere grazie. La tua fede ti ha salvato, la tua scelta, il rendere grazie per ciò che sei e il tuo agire per ciò che vali e ti rendi conto di valere. Questo è il grazie, questo è rendere la vita un grazie. Questo è rendere la vita la possibilità di vivere la logica del grazie. Gioisci del valore di te stesso, renditi conto della preziosità degli altri, accogli la ricchezza della realtà, zittisci il negativo, impara a segnare il positivo. E quindi ti accorgerai che questo rendere grazie è un cammino che ti pone riconciliato con il passato, porta pace nel presente e ti apre una consapevolezza del futuro. E allora ti accorgerai che quando qualcuno è sgarbato di te, con te o ti tratta male, non devi prenderla sul personale, perché non sta dicendo nulla su di te, ma molto su di lui. Tu invece rendi grazie.